bisogna andare. Cerchiamo di aumentare la luce. Allora Daniela, eccoci, parliamo. Allora siamo a Pavia, sono qua con Daniela Bonanni, ciao. Ciao. Siamo a Pavia all'ingresso di Strada Nuova, di fronte al Ponte Coperto, dove sta accadendo una cosa un po' strana. No, una cosa incredibile nel 2016, che per far manifestare dei fascisti che si dichiarano tali, che non lo nascondono assolutamente, fascisti e nazisti, e il centro storico di Pavia è bloccato e questi possono fare il corteo nelle vie centrali di Pavia in modo impunito. Questo è inaccettabile, questo è un segno di errori clamorosi di gestione dell'ordine pubblico. C'è da dire che gli amministratori locali sono tutti qua in segno di disapprovazione di una decisione, certo, della questura, che va al di sopra delle loro possibilità. Adesso evidentemente. Non so se dipende dalla questura, dalla prefettura. Certo che l'ordine pubblico è stato gestito in un modo assolutamente assurdo. Il sindaco e diversi assessori sono qui con noi, con gli antifascisti. Certo. Siamo persone normali, civili. Certo. Ma tanti cittadini che sono scesi in piazza a vedere cosa succedeva. Di ogni età, perché ci sono dei diciottenni, degli ultra sessantenni. Che cosa sappiamo della manifestazione di Casa Paolo? Io non so niente in questo momento. Stanno arrivando? Arrivano da dietro? Aspetta che proviamo. Non sta succedendo niente, fermi, li faranno passare di là, li faranno deviare. Fermi. State fermi. Poi dietro, fermi. Sarebbe meglio con questa, forse, sì. Due condoni, uno dietro e le mani a terra. Ecco, con il microfono cerco di commentare quello che succede. Questa manifestazione di Casa Pound Pavia è iniziata con la scusa di una commemorazione di un fascista, un ragazzo di Pavia che è stato ucciso a latere della guerra di liberazione, e una figura assolutamente non centrale, neanche controversa, un fascista che Casa Pound coglie l'occasione di commemorare. In realtà questa commemorazione prende tutte i toni di una sfilata neofascista, e quindi in maniera spontanea, nonostante appunto questa manifestazione di Casa Pound fosse autorizzata dalla questura, l'Arci provinciale, l'Ampi provinciale, l'Ampi regionale sono intervenute, insieme ad alcune Ampi locali di Pavia, di Stradella, di cui faccio parte anch'io, e alcune altre Ampi, sono intervenute spontaneamente per creare questo presidio di protesta rispetto al fatto che appunto una manifestazione di Casa Pound è una sfilata fascista per le strade di Pavia, è un primato, è qualcosa che non deve succedere. Per questo motivo c'è un po' di tensione, seppur minima, c'è un piccolo nucleo antisommossa della polizia di questura, che all'inizio di questo presidio ha anche mosso una piccola carica nei confronti dei manifestanti, perché si voleva far passare il corteo proprio da Strada Nuova, dal centro di Pavia, un luogo molto simbolico per Pavia, e questo non era accettato dai manifestanti. Alla fine si sta trattando affinché questo corteo venga deviato nelle vie laterali e poi presso la sede di Casa Pound di Pavia, che è appunto in una vietta laterale qui del centro.
per, come dire, minimizzare l'aspetto simbolico che poi appunto è il loro obiettivo, ma che è proprio quello che, non, che è importante che non succeda per la difesa dei nostri valori costituzionali e della nostra democrazia che nasce e si basa sull'antifascismo. Mi spiace che la visione è quella che è, forse in questa telecamera si vede un po' meglio. Ecco. Ci sono delle lampi di Pavia, di Rete Antifascisti Pavia, e ci sono appunto, come dicevo, anche altre ampi che partecipano. Qui c'è tutto questo piccolo nucleo di polizia, di questura che è in attesa. Credo che qualcuno abbia intravisto la testa del corteo di Casa Pound perché partono dei cori. La pioggia è inclemente per tutti, almeno per questa sera. In maniera democratica bagna tutti quelli che per un motivo o per l'altro sono in piazza o in strada per Pavia. Cristian, hai ragione, abbiamo delle priorità un po' sfalsate in questo periodo, devo dire, perché questa comunque è una cosa grave. Saranno, ho sentito, diciamo, dire qui in zona che saranno comunque poche persone, si parla di 30 manifestanti di Casa Pound che sono partiti dalla piazza del municipio o che appunto sarebbero dovuti partire, a questo punto non si sa più, che sono un numero molto più piccolo rispetto alle persone che spontaneamente si sono radunate qui per protestare contro questa manifestazione pur autorizzata. Però sicuramente il fatto stesso che esista una manifestazione del genere, che si possa ancora parlare di neofascismo, è veramente fastidioso e contrario ai principi di convivenza civile e di democrazia antifascista che ci devono rappresentare tutti, ecco, quindi questo è scontato. Come dicevo, mantengono il presidio gli amministratori locali di Pavia, il sindaco e alcuni assessori, a dimostrazione della loro contrarietà, della loro, diciamo, vicinanza alle posizioni di difesa della Costituzione, della nostra democrazia così come l'abbiamo conosciuta finora. E questo credo che sarà un po', diciamo, la garanzia che non accadranno disordini particolari, ecco, anche se appunto all'inizio, come dicevo, una piccola carica c'è stata, ma sarebbe davvero difficile immaginare che si possa muovere una carica di fatto contro gli amministratori locali della città di Pavia. Mi sembra davvero, come diceva prima un delegato della rete antifascista, mi sembra davvero qualcosa di troppo strano, ecco, perché possa accadere sul serio. Comunque, non so se si riesce a vedere, qui siamo, adesso per contestualizzare, qui siamo, là c'è il Ponte Vecchio, siamo all'inizio, all'imbocco di Strada Nuova, e c'è un assembramento di persone, che sono quelle che ho citato finora qui, e dietro queste persone ci sono delle camionette della Polizia di Stato che crediamo stiano scortando una parte del corteo. C'è Alessandro qui con me che sta fotografando l'evento, ciao Alessandro. Ciao, stai documentando i fatti? Sì, no, ripreso la carica che hanno fatto la polizia. Ecco, ma spiegami un po', perché io non ero ancora arrivato con la carica, cosa è successo? Appena dopo, niente, stavano cantando come stanno facendo adesso e hanno caricato, ci facevano andare indietro fino a che poi hanno caricato. Ma hanno picchiato delle persone? Hanno picchiato, sì, hanno picchiato, manganelli, sì, certo, manganellate a strafottere proprio.
Accidenti, questo non mi sembra. Ho appena finito di dire che mi sembrava surreale una cosa del genere, ma si è risolta in pochi secondi, però, perché non ci sono. La cosa è durata 10 ci sono feriti, secondi. Non c'è. Che sappia io, no, non ci sono feriti. Però insomma ci andavano giù pesante, non. Non è stata solo una spinta. Sì. Prima hanno spinto e poi hanno iniziato a manganellare. Ho capito. Accidenti. Vabbè, adesso la situazione sembra molto più tranquilla. Ma che notizie hai tu del corteo di Casa Pound? So che adesso ci hanno bloccati qua e probabilmente cambieranno il tragitto del corteo fascista. Non si sa ancora quale tragitto sia. L'ipotesi è che li facciano scendere da Via della Rocchetta, però alcuni l'hanno smentito perché Via della Rocchetta è un po' piccola. Fermi. Ho capito. Chi è questo ragazzo che usava il megafono prima della rete antifascista per via? Ma chi è? È Ala. Ala? Non lo conosco. Va bene. E niente, noi stiamo qui, approfittiamo di un po' di batteria per poter testimoniare in diretta questo evento un po' surreale, un po' strano direi per Pavia, anche un po', come dire... Anche perché pare che del corteo fascista non ci sia nessuno di Pavia, quelli più vicini siano da Voghera. Questo accade, devo dire, anche nelle incursioni che Casa Pound fa nelle città vicine, tra cui una pochi mesi fa a Stradella, in occasione dell'apertura di un centro di smistamento migranti, e anche lì non c'erano stradellini. La Casa Pound si sposta per far credere che sono più numerosi di quello che poi in realtà sono. Ma pare che sia un gruppo di 150 elementi. Questo corteo? Sì. Io ho sentito prima dire che erano 30, vabbè, sono qui le voci, 30 sì. 30 sono quelli che menano. Ah, 30? Sì. Qui le voci sono un po' contrastanti, sì. Però dici 30, 30 sono quelli che menano, 30 sono quelli identificati come violenti, a parte okay. Che secondo me sono violenti tutti. Sì, sono comunque violenti tutti, sicuramente però, nelle idee, ecco, sì. Poi nei fatti bisogna vederlo. Infatti ecco. Pare che siano una trentina di violenti che non si fanno scrupoli a menare. Ho capito. Accidenti. E niente, stiamo qui in attesa allora di vedere... Prima hanno preso la parola alcuni... Provo a togliere le cuffie. Aspetta, sentiamo. Una volta di portare avanti questa ipotesi assurda di spostarci. Dobbiamo resistere come abbiamo fatto prima, far vedere che siamo delle statue di pietra. Punto. Cioè, quindi è veramente importante che mostriamo che siamo ordinati e che non ci vogliamo muovere, cascasse il mondo. Perché abbiamo già visto la terza, la quarta volta che poi desistono, perché ovviamente è un'ipotesi assurda. Quindi, che nessuno prenda iniziativa e che si muova da qua, perché se stiamo insieme portiamo a casa il risultato, se non siamo insieme nascono dei problemi, ecco. Quindi compagni, con calma noi teniamo la posizione. Viceversa, sempre per la trattativa è importante che la polizia sappia chiaramente che nessuno di noi ha intenzione di fare nient'altro che stare qua. Se questi passano di là li fischieremo, li insulteremo, faremo i nostri canti, ma non ci muoviamo di un passo, nessuno avanzerà. Beh, né in salita né in discesa né niente, stiamo fermi esattamente immobili qua, punto e basta. Nel frattempo, abbiamo il nostro cordone, se la polizia vuole mettersi in mezzo si mette in mezzo. Nel frattempo poi avremo tempo tutti domani a ringraziare il prefetto per questa cosa, ecco. Qua questo è il modo di gestire una piazza, sì, questo è proprio il modo di sì, da domani questa cosa dobbiamo raccontarla, perché chi non è qua deve fate foto, raccontiamo questa faccenda in maniera che si sappia come è stata gestita questa cosa a Pavia e che l'anno prossimo non ci sia questa manfrina un'altra volta, naturalmente. Come con l'altra manifestazione delle foibe che fanno ogni febbraio, da 2 anni guarda caso non la fanno più. Perché? Perché abbiamo deciso di dire basta. Basta febbraio e basta novembre. Se volete a Ferragosto provateci. L'hanno fatta Stradella a Ferragosto. La Stradella l'hanno fatta a Ferragosto. Ecco. E lì purtroppo non c'era nessuno a contestarla, perché erano tutti in ferie, quindi insomma, ha fatto proprio un bel corteo grosso, anche lì è stato un primato per Stradella. Non è che noi possiamo. No, si fa quello che si può. La tenuta di questa piazza non è scontata per Pavia. No, non è scontato per Pavia. Sono anni che lavoriamo per arrivare a qua. Questi stronzetti hanno fatto la marcia almeno 3 anni, perché poi c'è questa commemorazione, che poi lì perché nessuno vuole a indagare, lì fino a stare fermi qua, di andare veramente a indagare, ma nessuno, anche i giornalisti, nessuno vuole andare a indagare quello che è successo. Effettivamente, altre manifestazioni. È come la storia di Ramelli a
Milano. Questo fascista è caduto dal motorino negli anni 70, proprio il 5 novembre. Questo Zilli. Sì, sì. A questo punto però nessuno sa. Addirittura c'è una sentenza, cioè c'è tanto di. Sono usciti un paio di giornali nel 73 che dicono che è caduto. Questi dicono che è stato picchiato dai compagni. Cioè. Sì, sì, sì. L'immaginario. L'immaginario. Vabbè, insomma, questa è la causa scatenante storica, diciamo, che dà un po' l'origine, ma a mio avviso il pretesto e la scusa alla manifestazione di Casa Pound, andare a sindacare, è un po' quello che mi provo a dire. Che l'ampi venisse caricata dalla polizia. Sentiamo. Forse non è vero, però per la famiglia lo è. Dicevo, è comunque una. Noi non vogliamo che la polizia carichi l'ampi. Non vogliamo che la polizia carichi l'arci, le associazioni, i partiti, gli antifascisti, i sinceri democratici, che non vogliono catapultarci nei tempi neri del ventennio maledetto. C'è un poliziotto che sta filmando la manifestazione, credo con la volontà di schedare o di analizzare chi sono i presenti. E poi trarne le dovute conclusioni, ma come dire, legittime conclusioni forse dovevano la questura e la prefettura, con molta umiltà mi permetto di dire, le doveva trarre prima. C'è da dire, per diciamo essere giusti nel giudizio, che molto probabilmente, ma questa è la mia interpretazione, la questura pensa che sia meno dannoso, meno pericoloso far fare queste manifestazioni a Casa Pound che proibirle per evitare ritorsioni. Quindi c'è da capire anche questo, e c'è da capire anche comunque la necessità di mantenere un ordine pubblico. Certo è che autorizzare un corteo di fatto revisionista, perché va a come dire, portare onore anche in maniera molto folcloristica con i saluti romani eccetera ad un personaggio negativo della nostra storia, della nostra resistenza, è qualcosa di inaccettabile. Quindi era inevitabile una reazione, peraltro una reazione così pacifica e bella e positiva e moderata e bipartisan e trasversale, ecco, volevo dire larga di consenso, è quanto mai la cosa migliore che poteva succedere, ecco, al di là di questo episodio violento all'inizio, che però non ho visto e quindi non sono in grado di giudicare, ecco. Il poliziotto che sta appunto filmando molto accuratamente tutti i volti dei presenti, attività che sicuramente crea un po' di tensione, ma voglio dire legittima, esattamente come noi stiamo filmando loro. La differenza è che sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, quindi come dire soggetti alla valutazione dei cittadini per quello che fanno, più che loro, almeno in questa sede, deputati a fare valutazioni di merito sull'opportunità dei cittadini di essere qui o no. Comunque, questo è. Un passo indietro. Con molta serenità, io ritengo che la risposta più giusta, più interessante a cose di questo tipo sia quella di mettersi a cantare Bella Ciao e rimanere tranquilli. Chiamano qualcuno dell'Ampi, vediamo se è il presidente provinciale dell'Ampi. Dai, facciamo noi vecchi e facciamo un po' di là.
fine passa la fine. No, non è così. Quindi lo capisco che lo... Francesco. Che sta filmando tutte le facce molto quello sì. E ci deve essere più video, più testimonianze, cioè, più punti di vista, più ce n'è meglio. Ma questi sono abituati. Dal punto di vista di siamo sempre tracciati. Qui è tutto il pubblico qui. Proverò così, scherzando, con questa opportunità di cronaca che Facebook ci offre, a spostarmi nelle retrovie dell'assembramento e vedere se sono ancora presenti gli amministratori locali. Sì, sono ancora presenti, sono ancora lì. Anche loro ad aspettare, e in fondo diciamo, a metà di Strada Nuova ci sono alcune camionette, vediamo se si riescono a vedere da qua. Alcune camionette della polizia e dei carabinieri che credo vogliano fermare un eventuale tentativo delle persone qui di avvicinarsi di là, dove a questo punto credo passerà il corteo di Casa Pound. Approfittiamo di qualcuno dell'Ampio di Stradella per parlare. Approfittiamo di qualcuno dell'Ampio di Stradella per parlare di questa cosa. Salvatore, ciao. Ma tu sai qualcosa di questo, Zilli? Giusto per dare un cenno sul pretesto di questa manifestazione, su qual è la natura di questa cosa. Tu ne sai qualcosa? Io ma è una vecchia storia, sì, di un ragazzo morto, si sa, per un incidente o per altro, che comunque di fatto era inviso all'estrema sinistra. Ma è una storia vecchia, che era tanti anni fa. Io invece vorrei adesso approfittare per un'altra cosa. Vorrei far riflettere i compagni del PD che sono anche qui presenti, eccetera, tanta gente che adesso ritiene che impegnarsi a difendere i valori della Costituzione nata dalla Resistenza sia una cosa anacronistica. Vorrei far riflettere loro sul fatto che se ancora adesso, oggi in Europa, ci sono muri che separano le nazioni, persone che inneggiano all'odio,
posti come l'Ungheria o la Turchia, dove di fatto succedono cose indescrivibili, e qui in una città medaglia d'oro per l'esistenza, il fatto che ci si debba preoccupare che dei neofascisti vengano addirittura a toglierti l'agibilità, e in questo nessuno le opponga, ecco, tutto questo mi fa riflettere che forse oggi più che mai è necessario continuare a ribadire, difendere e rendere più attuali che mai i valori della nostra Costituzione nata dalla resistenza. Poi il pretesto per cui questi hanno... Sì, dice uno vale l'altro. Sì, uno vale l'altro. È stata una provocazione, andare a posare una corona di fiori, per carità, avrebbero potuto farlo senza dover passare necessariamente per le vie del centro, quindi è solo un pretesto. Di fatto poi questa manifestazione ha acceso comunque legittimamente gli animi della città, portando a quello che è a tutti gli effetti un blocco, perché dalle 6 più o meno, alle 7 di stasera, tutte le vie del centro sono bloccate, il traffico veicolare è sospeso. E è sabato sera, Pavia, voglio dire, è una città molto vissuta la sera, quindi sarà un problema, sarà una cosa di cui si parlerà anche dopo. Qualcuno dalla rete antifascista qui, non so se erano anche dell'Ampi, comunque è stata criticata questa decisione del prefetto. Io non conosco la natura, però mi conforta sapere che qua ci sono gli amministratori locali di Pavia. Sì, c'è stato anche il sindaco, ci sono consiglieri, quindi sì, voglio dire, va benissimo. E quindi voglio dire, fanno capire che la volontà politica non c'era di fare questa manifestazione. Evidentemente c'è stato un discorso più di ordine pubblico che di strategia politica, vogliamo sperare, però non sappiamo. Comunque io credo che ci sia un po' una distanza tra la figura del prefetto e i cittadini, perché difficilmente riesci, anche quando è capitato con i migranti a Stradella, e sai che la prefettura si occupa solo lei dei migranti, difficilmente riesci ad avere, diciamo, informazioni sulla natura delle scelte. Forse non è, come dire, loro, non è il titolo, la prefettura risponde al ministero dell'interno, quindi al ministero, quindi al Parlamento, non ai cittadini locali direttamente, però questo sicuramente crea una distanza per certe decisioni che riguardano direttamente la vita dei cittadini. Fai fatica a sapere perché arrivano, come arrivano, quindi questa è una cosa su cui dovremmo riflettere. Vabbè, comunque qui diciamo la situazione è stabile. Chi è che sta parlando? Si chiama? Perché c'è una trattativa in atto. Allora, si vuole, quando arriverà la proposta, il silenzio verrà comunicata e poi decideremo, nessuno decide, chi fa la trattativa non è che decide, porta avanti. Però bisogna stare fermi, calmi, tenere, nessuno vada via e stia fermo, e nessuno si muove. Il treno. Quando arriva la proposta viene portata all'assemblea, diciamo, e decidiamo che cosa fare, però per una proposta non c'è, quindi grande gente calmi, siamo pronti a fare il fondo. Allora, non so se si è sentito, faccio una sintesi con un linguaggio molto 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 nostalgico comunista, ma in realtà corretto. In questo caso si è detto che si sta, come dicevo prima, praticamente trattando rispetto al percorso o alla natura del corteo, nel senso che addirittura potrebbe essere sospeso o comunque spostato, e questa proposta sarà portata all'assemblea. Così hanno detto, in realtà qui non c'è un'assemblea costituita, c'è un assembramento spontaneo di persone, ma sicuramente con dei rappresentanti istituzionali o delle associazioni o del comune, quindi saranno poi loro che discuteranno di questa eventuale proposta, che però al momento non è arrivata, quindi la situazione è di sostanziale stallo. Quasi quasi io sospenderei il video, anche per preservare la batteria. Non è rotto, perché se non fa il rumore vuol dire che va. Ah, è bagnato, sono mai torno. Sono le pile, vanno. Oh. No, solo. Il megafono funziona. Il megafono funziona. Per poco. Ora sì. Non darla a NASA. Marco, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? A Facebook. Alla piazza. Hai smesso di parlare con Facebook? Ma sai, chi non è qui deve vedere. Deve vedere. Sì, quello deve. Confermo. Cos'è adesso, signore? No, sto improvvisando. Sì,
e sto descrivendo la situazione per chi non c'è nella maniera più neutrale possibile, per in modo che sia vista da più persone possibile, perché comunque è una cosa molto anomala. Pacifico, sono tutti tranquilli. Per ora, se sarà violenza non sarà mai stata colpa nostra. No, ma noi non l'auspichiamo. Del? Ma non ho capito niente. Non hai capito nulla. Cosa che ci cade? I rappresentanti devono andare là, i rappresentanti di tutte le istituzioni della rete. Ah, vabbè, il sindaco era là, non so. No, ma delle varie. Dell'Ampi? Non li vedo. Ampi, guarda, c'è la Claudia dell'Arci, c'è Claudio Claudio dell'Ampi. Non si vede niente, c'è troppo buio. Andiamo così. Quello è sempre esaltato. Non è vero, Tullio Montagna, quello se non sbaglio. Sempre regionale dell'Ampi. So che è Tullio Montagna. È lui, no? Ma non lo vedo, dove? Non è questo qua, col cappello. Sì, è lui. Mi sembra lui. È sbucato là, sì. No, ma prima l'hanno citato, ma non lo. Ma non è più adesso il presidente. No, regionale, non è più provinciale, è regionale, mi sa adesso. Beh, prima l'hanno nominato così, però non so. Non sono sicuro. Non lo so, io non so più. Mi hanno fatto arrivare di caramba. Hanno fatto arrivare gli altri. Hanno fatto arrivare ecco, nel frattempo sono, è aumentato il numero dei poliziotti, non me ne ero accorto. Ce ne sono circa il doppio rispetto a quelli che c'erano prima. Ah, sono arrivate altre tre camionette. Orca. Non mi ero accorto di questo, non è un buon segno, diciamo, non mi ero accorto di questa cosa. Più che raddoppiato, direi. Proposta che ha fatto il responsabile del servizio d'ordine. Sì. Francesco, che noi abbiamo accolto. Volevo dire questa. Ci mettiamo qua in noi davanti. Vediamo una distanza. Se vogliono caricare pure qua dietro, la posso fare. Che vuol dire? Allora andiamo vicino a loro. Voglio caricare chi? Casa Pound? Questa è la proposta? Faccio fatica a capire. Allora, il responsabile del servizio d'ordine, che credo sia un vice prefetto, che sì, un vice questore, chiedo scusa, comunque è un agente di polizia di Stato perché ha il distintivo, anche se è in borghese, avrebbe proposto ai diciamo, referenti della manifestazione di convincere i manifestanti a rimanere fermi in attesa del passaggio del corteo e di non ovviamente fare azioni provocatorie nella speranza che non le facciano neanche loro. Mi sembra un po' strana come proposta, però va bene quella parte lì. Questo è, andiamo di là che magari riusciamo a sentire. Scusate ragazzi. Stiamo facendo. Scusate ragazzi, fatemi andare. Tranquilli, in ordine, tranquilli e in ordine. Fermi, fermi. Devo venire qua. Tranquillo, sono presi dati loro che in realtà. Figura istituzionale, senatore della Repubblica. Dov'è se metto? Presidente regionale dell'AMI. Questo è un fronte unitario. C'è l'AMI. C'è l'Arci. Ci sono le organizzazioni politiche che rappresentano gli antifascisti. Voi avete la responsabilità di fronte a questa città. Intanto ci saranno filmati, perché questa è la modernità. Stanno filmando anche loro. Tutti stiamo filmando. Sono sempre filmati. Non è un problema. No, no, è bravo sindaco. Anche il sindaco. Bene. Bravo sindaco. Occhio dietro. Guarda che ti stanno riprendendo, sorridi. Occhio compagni, cordone dietro.
caricano. Fermi bene qua. Con quali nessuna cazzata! Tranquilli! Tutti, nessuno si... No. Fermi! No, fermo! Fermi! No, no, fermi! Finisco. Fermi! Fermi, tranquilli! Fermi! Fate il cordone anche dietro! Stai fermo lì, Si sono avvicinati degli agenti di Polizia di Stato in tenuta antisommossa alla parte dietro dell'assembramento, ma non con intenzione di carica, si sono semplicemente avvicinati, ma questo ha creato un po' di agitazione che si sta placando in questo momento. Credo si siano avvicinati proprio per contribuire a contenere le persone qui e quindi a fare in modo che quello che è stato proposto, cioè la stasi fisica, venga rispettato, perché evidentemente il corteo sta per passare, quindi polizia davanti, polizia dietro, le istituzioni, l'ANPI e un senatore mi dicono, ma non l'ho riconosciuto, non so chi sia, sono qui fermi, bloccati, mentre i fascisti in qualche modo sfilano per Pavia, insomma questo non è un po' quello che credo stia accadendo. Cioncio filma, non capisco perché la polizia si avvicina così tanto creando un po' di tensione, ma perché si avvicinano così? Si agitano di più, ma scusa. Ma non c'è bisogno. Il coraggio che ci vuole attaccare la gente così, cazzo. Ma no, dai. Non ho capito cosa vogliono fare, vogliono spostare? Sì, devono scendere di qua. Ah no. Ah, ok. Pare che... Eh no, ma scusami, si hanno messo il blocco dietro, no? Non passano di qua. Ok, si stanno picchiando. Vedo i manganelli alzati. Ok, questo accordo evidentemente non c'è stato. La polizia sta cercando di spostare, si sono messi di lato per questo, stanno cercando di spostare l'assembramento, evidentemente per far passare il corteo. Si sentono dei colpi, è caduto uno scudo probabilmente. Un po' di tensione e anche un po' di retorica, se posso permettermi, perché c'è da stare calmi e non fare la figura dei violenti che fanno loro. La polizia sta spostando, attenzione, la polizia carica, sta spostando l'assembramento. L'operazione è violenta, è inevitabilmente violenta, è violento ragazzi, è incredibile, a Pavia una roba del genere.
vergogna, vergogna. Una situazione incredibile. In maniera anche violenta, ha cercato di spostare le persone. Siamo a metà, vedete, della piazza, metà della strada nuova. La gente di qui è compatta. La polizia vuole rimuovere le persone per far passare il corteo, evidentemente. Gli animi si stanno calmando perché ci sono delle istituzioni che... Tra cui, questo forse è un ex senatore, forse. Accidenti, ragazzi, non è una cosa che si vede tutti i giorni a Pavia e comunque per questi motivi. Adesso, a questo punto, avete fatto un'ottima operazione. Vogliamo vedere cosa volete fare. Non facciamo... Noi chiediamo le dimissioni del questore. Basta. Non facciamo rivalità con la polizia. Cerchiamo di stare tranquilli. Non facciamo rivalità con la polizia. Cerchiamo di farli ragionare. Fino a prova contraria non sono la polizia e i fascisti, cioè, quindi cerchiamo di ragionare. Vogliono farli passare di qua? Vogliono farli passare di qua, sì, quindi. Vogliono farli passare di qui, capito? Perché i fascisti non si spostano. Adesso Pavia vi ringraziano! Non hanno, i poliziotti non hanno i numeri di identificazione che di solito si vedono sullo scudo. No. Alcuni sì, in alcune squadre ti sono mosse. Attenzione, là stanno manganellando. Ai. Colpi di manganello. Un attimo che la tensione salta. Non hanno i numeri di identificazione, non so se sono obbligatori o no, mi sembrava di averli visti su alcuni corpi di polizia, però in questo caso no. La gente è sconvolta, non si aspetta un comportamento del genere dalla polizia. E cerca di parlare, chiamano il sindaco, vediamo cosa succede. L'assessore Galazzo sta chiamando il sindaco. Il sindaco è teso. Il sindaco ha detto di aver fatto il possibile, ma non abbiamo dubbi, ma anche prima, di cercare di evitare questa cosa, lo scontro, ma evidentemente il questore non
l'ha ritenuto, perché ha dato incarico agli agenti della squadra mobile di tentare di rimuovere le persone, e li hanno spostati da metà della piazza. Surreale. Ma guarda, vedi, stanno spingendo, vogliono arginare le persone di lato, si sono messi a cordone per arginare ai lati della strada, per liberarla praticamente. Ma questo accenderà solo di più gli animi, e quando arriverà il portiere di Casa Pound sarà molto peggio. Ha detto dei disordini del cazzo. Sei tu che li stai creando, mi verrebbe da rispondere a questa gente qui davanti che sta parlando con questo cittadino che gli mette la mano sulla spalla. Ai, qui ricaricano ancora. No, vogliono proprio. La tecnica standard, cercano proprio di... Attenzione, qua c'è... Attenzione. Stupida, dove proprio sembra una rissa, è una cosa ridicola che si riesca a arrivare a questo punto. E dovevano spiegare e trattare su questa cosa. Vergogna! Poter filmare in modo che non mi fanno il cellulare. Sono riusciti ad arginare le persone, a liberare un sacco di spazio nella piazza. Allora io chiedo di presentarsi il sindaco. Venga qua a prendere la foto. Venga. Perché questi non si fermano. Ma è pazzesco! Non è possibile gestire una piazza così. Nessuno vuole insegnare agli altri, ma questa è follia, è estrema follia. Noi da qua non ci muoveremo. Non siamo venuti per fare gli scontri. Andiamo in mezzo a fare gli scontri. Basta! 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 Siamo noi! Andare là dietro e qua dovete fermare istantaneamente questa situazione, perché non è possibile, c'è gente che si è fatta male, una ragazza ferita. Cioè domani finisce. Questi sono dei deficienti. Finisce un casino, poi ti continua a come vedi sono capito. Cercano di coinvolgere il sindaco, ma non capisco che cosa possa fare il sindaco, anche al di là delle sue autorità, il prefetto e il questore sono più in alto del sindaco, quindi con tutta la buona volontà non so che cosa possa fare, però sicuramente ce l'ha messa. Vediamo se funziona. Detto, Allora mi viene comunicato che probabilmente c'è una mezza trattativa, diciamo, che c'è stata con il gruppo di Casa Pound, come se fossimo a metà strada, e praticamente loro non passano di qui se in cambio l'assembramento si sposta da qui, ma siamo al limite del ridicolo. Pensano davvero. Cosa dicono i vigili? I vigili, allora, ci sono notizie contrastanti. È chiaro che liberare la strada sembra per farli passare, però non è chiaro qual è il motivo.
adesso il signore qua diceva. E no, ma appunto dico bene, ma se prima hanno detto che stavano trattando di non farli passare di qua, i vigili sanno che passano di qua. Ma non ho detto che i vigili siano informati come la questura, perché sono due. Beh, comunque vediamo. Andiamo a capire, stiamo a vedere. Però nel frattempo loro pian piano stanno aspettando la gente, questo vogliono fare. La gente perché non si sposta? Scusa ragazzi, ma invece di fare muro ci spostiamo di qua, andiamo dietro, no? Invece di fare muro andiamo dietro, scusate, e torniamo di qua, riempiamo la piazza, ok? Andiamo di qua. In maniera molto tranquilla, non c'è da fare muro da darsi le botte. Ci hanno ammazzato di botte, ci hanno ammazzato. E noi ci spostiamo. Non usiamo queste parole, dai, stiamo più in alto, non facciamo la lotta con la polizia, cerchiamo di ragionare, dire che non serve a niente, non sono loro i fascisti fino a prova contraria. Lo so, però senza insultare. Ci sono delle donne ferite, ci sono degli anziani feriti, ci sono dei compagni feriti. Perché non si capisce, eravamo qua tranquilli, nessuno di noi è attaccato, neanche attaccati ci siamo difesi sostanzialmente. Qual è il senso di questa mossa? Tra l'altro ci spostiamo, ci avete spostato di là, se io voglio vengo di qua, quindi non è successo nulla. Anzi, veniamo di qua, dai. Avevamo una trattativa in corso. Esatto. Il modo di gestire la piazza esatto. È questo. Cos'è questa trattativa che poi... E tutto questo perché ci devono essere 10 nazisti che devono attraversare la città. Perché? Attenzione, stanno caricando il Totti e Cioncio. Alessandro, attenzione, no, attenzione. Ma fermi, dai che c'è una ragazza di là, c'è la Federica. Che roba ridicola. No, dai. L'ambulanza nel dubbio, nella speranza che non serva, per sempre è arrivata l'ambulanza.
caso, guarda. Forse lì c'era un ferito. Non so, comunque è arrivato nel mio. Marcello! Bello continua a non spingere per lo spostamento delle persone all'altro della strada per motivazioni non chiare, ignorando quella che è stata annunciata come una trattativa per evitare che il corteo passasse di qui. Il pensiero va a tutti i soldi che stiamo spendendo, soldi pubblici per pagare gli straordinari agli agenti di polizia per fare un disservizio alla collettività, ai cittadini, alla via tutta. La loro convinzione di starla servendo la pubblica utilità, e questa è una contraddizione molto forte che purtroppo vediamo in alcuni casi rari, qualcuno non è la regola, per fortuna, però questa sera è così. Voi ci siete figli del popolo, cavolo, siete figli del popolo anche voi, vi ritengo la vostra, voi invece voi fate una cosa diversa, fate una cosa diversa. E non va bene, non va bene, noi siamo qui con le mani alzate, dobbiamo chiedere il diavolo di niente, cavoli. Ci prendiamo col mondo quello della Costituzione, per il casco per la mazza. State manganellando dei poveri vecchietti e dei poveri studenti, vergogna! Noi siamo stati di famiglia, all'ospedale, avanti, scusate, ma che ora sarà stato io? E manganellare, no, scusate, siamo qua, siamo stati. Ma fanno il segnale dei fascisti, voi non li questo è come la roba di Barberi. Siamo in E. Sì, non passa neanche l'auto, che strada stiamo sicura, c'è il traffico, sicurezza di quattro porti di merda. Adesso con la scusa che stanno bloccando la strada, è incredibile, incredibile. Un agente ha detto state bloccando la strada, ma se tutta Pavia è bloccata con posti di blocco ovunque, traffico veicolare sospeso da ore, e un poliziotto dice state bloccando la strada ai manifestanti che sono qui proprio per questo, allora, è surreale, surreale. Di trattativa, dice un agente della polizia di Stato, non si capisce trattativa per cosa. Cioè tenere quella posizione non ha senso. Sì, veniamo di qua. Un attimo, perché qua ci hanno chiuso. Spostiamoci di qua, spostiamoci di qua. Dai. Geniale operazione della polizia che ha fatto. Non dirglielo però. Non aiutarlo, sennò che siamo. Surreale, surreale. Capisco perché sto poliziotto continua a filmare me. Ciao. E glielo mando il video. Non passano neanche di qua, ci prendete la manganella in testa. Di che cosa? Le fate passare di là, siamo a posto.
risolto il problema. Non ho capito, passa di qua. Prima qualcuno ha detto che stavano trattando, allora perché adesso sposta? Ma secondo te, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Sì, Angela, non lo vedo. Ma di cosa stiamo parlando? Ci hai visto? Ci hai visto? Ci hai visto? Ma no, non voglio spingere, ma... Non litighiamo con la polizia, per favore, Totti. Ma non voglio avere la pericolosità. Bello. Ma è quindi Totti, guarda che ti fia, c'è un manganellato, stai divertendo, però alla fine devi fare, questa è la sorpresa, no, ma non c'è il gioco delle palle, pure di manganelli addosso, ho capito, ma tu ci hai visto, siamo 200 poveri cristi qua a difendere un diritto e dobbiamo prendere anche i manganelli da loro, ma almeno prestamene un paio, almeno prestamene un paio. Non fare il faccino rosso. Non fare il faccino rosso, che è un attimo il taglio pubblico ufficiale. Stai a te. Non li ho neanche chiamati Playmobil. Non devi, infatti, non devi. Devi stare tranquillo, Totti, dai. Stare qui o stare lì è lo stesso. Dov'è? Ormai dove cazzo andiamo? E loro che cazzo stiamo a mettere in dispersa? I fascini. Ormai ce l'ha la mia faccia, ormai c'è. Sì, quelli che filmano, però quelli che devono è su Facebook, ma è pubblico e poi se lo può vedere. Ma non c'è da litigare con la polizia è qua, ha fatto anche di mal di fa, non è, non c'entra niente. Ho visto che un po' che mi sta puntando. Perché facciamo, Cioncio, siamo i target preferiti della polizia. Sì, certo. We are the favorite target from the police that is filming us because we are filming them, but that's no point. It's all public. So. Will you post this on Facebook? This is streaming live in this moment. Okay. Okay, so. And later, we will be posting that. Eccoci. From where from is this fascist demo coming, you know? They have an office here in Pavia, but they say they're not from Pavia. They say they're coming from other towns. No. From where they're coming now, I mean. Yeah, from that way, from that way. So eventually from that you hear way. The drums, the tamburi. So I think they're coming that way because that's the... But it's so strange that they're so violent here, but now everyone can stand. Yeah, here yeah, yeah. Again. It's so strange. Absolutely, everyone I do can agree. Stand again. I think violence. It's just I don't know. But is it normal that they really use batons? It is really the first time I see something like that. They use batons and they injured some people, and this is the first time I see something like that. This is strange. Why? Okay. Maybe not. No? Fascisti, carogne, tornate nelle foglie! Fascisti, carogne, tornate nelle foglie!
tornate nelle fogne, fascisti, carogne, tornate nelle fogne, fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Traducendo per gli studenti olandesi e russi che sono venuti capendo immediatamente la situazione, peraltro come dicevano prima, a partecipare al presidio e hanno preso di sapere cosa significa l'Italia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Нет, кого не расформировали в итоге? Вот вся толпа и стоит. Не-не, тут уже нет. Там самые буйные границы. Да, рядом с ними. А где барабаны? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Grazie, si avvale di un operatore video anche in borghese, oltre che un operatore in divisa, appunto stanno filmando i partecipanti con la cura di tirare bene i voti, fino alla volta di amministrazione, il sezionismo delle amministrazioni locali, quindi sono torce. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Da Houston, il potere cosa fa? Dalle torce, dalle torce, Fascisti, carogne, tornate nelle fogne, qua dietro hanno messo le camionette per bloccare l'uscita, ma nessuno vuole uscire, per la via dove doveva girare, cioè per la via della Rocchetta, la via Milano, dove c'è la loro sede, non passa per il centro. Via, via, i nazi d'Alba, via, 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 i nazi d'Alba, via, 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 i nazi d'Alba, via, 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 i nazi d'Alba, via, via, via. Tutti appesi! Tutti appesi questi fascisti! Tutti appesi questi fascisti! Tutti appesi questi fascisti! No, è vero, basta! Ma basta cosa? They're coming. È la loro posizione naturale, al contrario penso. They're going like this, right? Yeah, yeah, yeah. They're turning. Fascisti, dalla classità! Fuori, fascisti! They couldn't just leave it as it was. Yeah, they block it there and block it here and let them. I don't know. It was just some. I think they tried, but they wanted to move people. Then they just decided to cut. Yeah, they decided to cut the thing and just leave it with the a conquistare la nostra primavera, dove sorge il sole della bellezza. A conquistare la nostra primavera, dove sorge il sole della bellezza. Ogni contrada è patria dei ribelli. Nella notte lo guidano le stelle, cuore, cuore, passione e colpire. Nella notte lo guidano le stelle, cuore, cuore, passione e colpire. Si scioglie la tua dura vendetta, sarà dal partigiano. Non so se si vedono quei lumini rossi, gialli, diciamo, al centro dell'immagine adesso sono le fiaccole
del corteo di Casa Pound dietro a delle camionette a metà strada nuova, quindi hanno percorso strada nuova partendo dal municipio, adesso che sono arrivati a metà, credo, perché le camionette impediscono anche a loro di venire verso di qua, devieranno a sinistra per via della rotta. Comunque a Pavia se gli antifascisti stanno fermi in piazza strada nuova vengono caricati per 2 ore, se arrivano i fascisti neanche gli tolgono le fiaccole col fuoco per attraversare la città. Questa è la concezione di ordine pubblico che ha il questore di Pavia. Bravo questore, lo chiamiamo già ex questore perché non crediamo che sopravviva con questa carica per più di 2 o 3 giorni. Ottimo lavoro l'ex questore di Pavia ha questa concezione dell'ordine pubblico per cui bisogna caricare anziani, donne, 2 compagni, ricordiamolo, domani dovremo parlarne e speriamo che stiano bene, uno con un braccio rotto, uno con la testa rotta, portati via dall'ambulanza, mi dicono. Questa è stata la grande operazione di polizia fatta oggi a difesa dei fascisti. Ai fascisti non hanno avuto neanche il coraggio di chiedergli per favore di togliere le fiaccole e dicono che agiscono per difendere la sicurezza della città. Tornate nelle fogne, fascisti, carogne, tornate nelle fogne, fascisti, carogne, tornate nelle fogne, fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Una marcia militare con il tamburo e le fiaccole fatta da dei nazisti, cosa c'è di strano? È logico, no? Che sia di casa della polizia, tutta la città è mobilitata per questo. Questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Se io voglio da partigiano, tu mi devi seppellire la sua montagna. C'è uno striscione. Ora e sempre resistenza! 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 Le fiaccole sembrano finite, senza tenermi attratto. Va
Fascista, attento, ancora fischia il vento. Fascista, attento, ancora fischia il vento. Fascista, attento, ancora fischia il vento. Ops, non riescono a far passare lo striscione, che peccato. Merda! Mandate 5 camionette ad aiutarli! Chiamate la polizia! Sì, sì. Hanno un enorme striscione con Mussolini, quello si può fare, Pavia! Trappolo c'è di fascismo, bravo! Cazzo è? Signori, questa è apologia. Dovete guardare di là, però, di là, non di qua. Они позвонили, там перекрыли и сказали, ну, то, что Дзырин был презент. Le torce non si vedono più, sembra che siano passati. Non passa lo striscione? Vabbè, lo chiuderanno. Bruciatelo! Merde! Con le torce che hanno già lì, ci sono facilitati. È passato lo striscione, è andato. Passato lo striscione. Trettino, vero? Merde! Scusate, almeno uno dei capi di base della selezione di merda, uno dei capi di selezione. Non ci sono nessuno, tutti i capi della polizia si sono di noi. No, non c'è la gente non diminuisce di numero, anzi, credo che stia aumentando. La parte almeno iniziale del corteo sembra essere passata perché non si vedono più le fiaccole, c'è ancora gente però che cammina ai lati di cordoni della polizia predisposti a metà strada nuova e non arrivano fino al ponte coperto, ma girano appunto in via della Rocchetta verso, credo, la sede di Casa Pound. Nel frattempo, nonostante la carica e delle azioni violente del tutto inutili, cioè guardate la surreità di questa situazione, cioè le persone erano qui in piazza, non sono state rimosse, sono state spostate di metà piazza, come a provarci, ma mi sembra un atteggiamento un po' strano, cioè o si rimuovono o non si rimuovono, ovviamente non andavano rimosse, comunque sia, per fortuna si sono fermati e si sono fermati anche gli atti violenti e quindi le persone sono rimaste qui e anzi, come stiamo vedendo, non sono per niente poche, sono anche aumentate di numero, nel frattempo altre persone sono arrivate dal lungo Ticino e il corteo è finito e penso che quello che doveva succedere sia successo. Passati comunque, finito, dai. Operazione inutile, è un po' strana, comunque vabbè, dai. Sì, cioè non si capisce. Prima ti dici, dai comunicato dici, e dici alla gente che stai trattando, poi li sposti a metà per cosa, non capisco. Cosa devo dire? Non proprio non capisco il senso, ma comunque vabbè. Sì, ma loro volevano menare. No, o è andato anche lui a prendere la croce rossa, è dura figa. No, sindaco no, io lo dicevo, ma anche a me è un manganello. Un prestito.
Non devi. Poi questi qua non sono neanche i delegati, non è gente con cui si può parlare, bisogna solo bisogna litigarci e basta, al massimo litigare. No. Vabbè, insomma, ritengo che quello che doveva succedere sia accaduto. Un rapidissimo riassunto è una quantità importante, direi, vabbè, non faccio stime, ma insomma sicuramente più di 100 persone si sono radunate spontaneamente per protestare contro un corteo di Casa Pound che avrebbe dovuto passare per Strada Nuova e andare in Borgo Ticino passando sul Ponte Coperto. Questa cosa non è avvenuta perché il corteo è stato fatto deviare, come appunto i manifestanti chiedevano, in via della Rocchetta. Peccato che prima che questo accadesse la polizia ha usato in due occasioni, una all'inizio e poi ripetuta circa mezz'ora fa, ha utilizzato metodi violenti per spostare di pochi metri le persone in Strada Nuova senza nessun apparente risultato rispetto alla logistica della manifestazione di Casa Pound, quindi non si capisce bene perché. Comunque qualcuno è finito in ospedale, sapremo nei prossimi giorni in che condizioni, di che gravità sono le lesioni di quelli che sono stati portati via con l'ambulanza. La situazione adesso sembra stabile, la polizia rimane a presidio di tutta l'area, un dispiegamento piuttosto grande, le camionette sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo quelle che posso vedere io da qui. E una ventina di poliziotti in assetto antisommossa rimangono a, non so, bene, a mantenere una specie di cordone inesistente, lo vedete, a metà della via, cioè c'è gente dietro di loro, c'è gente davanti a loro e loro in mezzo, non si capisce bene a che pro. Comunque, vabbè, insomma, diciamo che la situazione al momento sembra abbastanza tranquilla e direi che possiamo chiudere qui questo video. E se c'è qualcosa ne faremo un altro. Speriamo di non doverla ripetere un'esperienza del genere. Ciao a tutti.